Allora, siamo con Mister Vito Di Fino. Mister è arrivata una vittoria importante in rimonta. Eravate sotto di due set. Che peso hanno questi due punti conquistati, soprattutto per come sono venuti? Un peso specifico notevole, visto che comunque si trattava di uno scontro diretto tra le due prime in classifica. E poi per come si era messa la partita, sotto 2-0, sotto 24-19. I ragazzi sono stati bravi a reagire, soprattutto col muro difesa. Siamo saliti tanto, è nella palla la difesa poi da Morale ed è lì che è cambiata la partita. Pensa di essere. Avete tutti i favori del pronostico, siete i favoriti per la promozione. Pensa davvero di essere la corazzata del torneo? Ma la corazzata non credo, perché comunque ci, ci sono squadre esperte come il Cerignola, che è un palleggiatore Apollo che ha giocato in B1 per tanti anni. Uh, poi oltretutto a noi oggi mancava il primo centrale e mancava l'opposto diciamo era a mezzo servizio non si è allenato per tutta la settimana è stato in forze anche oggi prima di giocare per un problema alla spalla però eh, oggi penso sia giusto dare merito a chi comunque è stato presente perché ha fatto bene per la squadra anche il secondo libero quando è entrato si è fatto trovare pronto e non è semplice poi giocare alle 4 di domenica con una trasferta così lontana Dopo le due gare vinte in, nella regular season contro l'Udas, avete incontrato un Udas diversa. Che cambiamenti ha trovato in questa squadra? Beh, sicuramente il palleggiatore ha trasformato la squadra sia dal punto di vista della velocità del gioco che della qualità del gioco, perché oltre che essere abilissimo nel palleggio, lui è bravissimo a muro, attacca tantissimi palloni e sicuramente... Il, uh, I punti che hanno li hanno meritati tutti fino ad ora in classifica eh. Credo che sia dura per tutti fare punti contro il Cerignano Adesso giocherete in casa domenica contro Copertino Serviranno altri tre punti per continuare il vostro trend positivo in questi playoff? Sì, eh, no, sabato giochiamo in casa contro il Copertino Si chiude il girone di andata di questo mini girone della seconda fase la cosa importante è fare punti Cercare di fare quanti più punti possibili Perché uh, la stanchezza anche Inizia ad arrivare Anche a livello mentale eh, Il caldo anche Fiacca un po' i giocatori durante l'allenamento Ripeto quanto, La cosa più importante è cercare di fare quanti più punti possibili Perché dobbiamo raggiungere Quanto prima il nostro obiettivo Perché poi il calendario ci mette La trasferta di Copertino come ultima partita E eh, nelle Cese è sempre difficilissimo giocare. Grazie mister, complimenti. Grazie a voi. Gentili appassionati di pallavolo, ben trovati dal Pallavolle in Andodileo dove Ludas al termine di una gara bella, ma tesa, ha perso contro noi Cattaro 3-7-2. Siamo con il mister Roberto Ferraro. Mister, è arrivata una sconfitta, vincevate 2-7-0, il terzo in vantaggio 24-19. Avete gettato via la partita, quanto è deluso per come è andata? Molto. Abbiamo gettato via non solo la partita, ma la possibilità di, di ipotecare seriamente la promozione in Serie C, visto che mettendoci tre punti sopra la nostra diretta concorrente, e la squadra più forte del, del, del girone, insomma avremmo fatto veramente un colpaccio. 24-19 per noi, l'ultimo set, avremmo chiuso la partita. Che dire, ci è mancata un po'... Di grinta di concentrazione sul qualche palla decisiva finale, qualche errore arbitrale che ha inciso, però non possiamo nemmeno più di tanto recriminare perché anche nel primo set c'è stata data una palla a nostro favore che ha chiuso il primo set. Quindi, in tutta onestà, possono capitare certe, certe situazioni, e quindi dovevamo essere più, più forti noi a, a chiudere la partita subito. Poi ovviamente il calo psicologico si è sentito tutto nel terzo e quarto set. E poi il quinto set, il tie-break è sempre un turno all'otto, 15-12. Ci spiega un po' quel blackout sul 24-19, cosa è successo, cosa è mancato soprattutto? Mm, niente. Eh, eh, era, eravamo certi di vincere. E quindi nessuno ha, ha più continuato a giocare come stava, abbiamo fatto dall'inizio concentrati abbiamo cominciato a, ad aver paura di, 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 di attaccare come stavamo attaccando forte decisi e poi l'altra squadra c'era e c'è e c'è stata insomma voglio dire non è una, una squadra sprovveduta o ha dei buoni elementi e che piano piano forse all'inizio non hanno giocato come sanno poi piano piano per colpa nostra li abbiamo fatti rientrare in partita. Se l'arbitro non avesse fatto qualche errore di troppo negli ultimi punti, noi bastava un po', un po di più di, di decisione nel mettere l'ultimo punto a terra, adesso non staremo dicendo queste parole. Purtroppo la palavola è fatta così. Avete cominciato la stagione proprio contro noi cattolo, oggi contro noi comunque soprattutto per i primi due set forse anche per, per tutto quasi il terzo set avete dimostrato comunque una crescita importante. Certo, mi rendo conto che abbiamo purtroppo tante buone individualità però il problema è sempre quello che quando qualcuno cala psicologicamente o fisicamente la squadra dovrebbe aiutarlo a, ri a rimanere in partita e invece c'è ancora qualche scaramuccia che non dovrebbe esistere, non dovrebbe esistere una squadra, non dovrebbe esistere. Invece purtroppo quando succedono poi si scoraggiano, si scoraggiano tutti e succede quello che è successo. Non si, prende, non si difende più, non si attacca più, salta un po' tutto. Dopo una sconfitta bruciante come questa, cosa e come, come rialzerà il morale della squadra in settimana? Guarda, non, non è che sia cambiato, sia cambiato molto. Il campionato è ancora aperto, ci aspetta tutto il ritorno. Spero che non si ripeta più una cosa del genere, nel senso che tutti i progressi fatti, avevamo parlato di, di una squadra che si stava ben amalgamando, però non può bastare un piccolo ostacolo per ritornare al punto di partenza. E niente, adesso cominciamo già da sabato a cercare di andare a vincere a Bari, dove il campo non è dei, dei migliori, e la squadra è pure una squadra che nel campionato regolare, nella regular season, è arrivata sopra di noi, è arrivata al terzo posto, ma sappiamo bene che se giochiamo come abbiamo fatto nelle prime due partite, possiamo tranquillamente batterli. Visto che io ho visto la partita anche con il copertino: hanno vinto 3 a 1 e eh, immeritatamente perché il copertino meritava di vincere, è stata sempre avanti. E poi ha perso 3 a 1, noi abbiamo vinto con il copertino. Se fosse, se fosse la proprietà, se valesse la proprietà transitiva, diciamo che noi dovremmo vincere contro così. Non è perché sappiamo che. È tutto diverso da, 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 dalla realtà, insomma, da quello che poi andremo ad affrontare. Sì, adesso appunto sabato incontrerete la SEM una squadra che avete già affrontato, avete perso sia l'andata che il ritorno nella sì. regular season. Che insidie troverete e soprattutto che peso avranno quei tre punti in palio? Beh, eh, insidie... come ho già detto, il campo è un campo molto ostico e... E la squadra ha un buon palleggiatore, un ottimo posto di peso in tutti i sensi, perché è bello grosso e c'è una bella botta. Eh, però abbiamo il vantaggio di conoscerli. Eh, noi siamo cresciuti rispetto a, al, girone di, al girone regolare diciamo, eh, e quindi quel, quel gap che c'era dovrebbe essere stato colmato. Speriamo che il fattore campo non pregiudichi molto il risultato e che come abbiamo fatto a Copertino riusciamo ad espugnare anche in questo, questo, campo, questo campo in trasferta. Grazie mister. Dal in Inando Di Lio è tutto. Ricordiamo il finale. Noi Cattaro batte UDAS 3-7-2 al tie-break. Fabio Trallo assist sportivo.